questa immagine ci porta a circa 2500 metri di quota e quelle che vediamo sullo sfondo sono alcune cime del gruppo della Marmolada. Sono Punta Penia e il Gran Vernel. Siamo nelle vallate ladine. Qui vive una comunità che da secoli mantiene usi e costumi propri e una propria lingua, il ladino. Le persone ritratte stanno usando dei rastrelli. Quello che non vediamo in questa foto, ma che possiamo intuire, è che in precedenza qualcun altro ha tagliato l'erba con una grande falce. Si capisce perché, facendo attenzione, notiamo per terra dei segni curvi. Sono le tracce lasciate da qualcuno che qui, con un ampio gesto, ha passato la sua lama. Si lavora in questo modo. Per primi passano i seadores, che tagliano l'erba. Un lavoro complicato, soprattutto su pendii così ripidi. La lama della falce, per tagliare bene, deve essere costantemente affilata. Per questo scopo, chi taglia l'erba porta sempre con sé una pietra chiamata cote. Vedete che questo signore ha dietro alla schiena fissato la cintura a uno strano bossolo di legno? Si chiama portacote ed è un contenitore per queste pietre. Questi portacote sono scolpiti in legno e decorati. Alcuni sono vere e proprie opere d'arte. Dopo che i seadores hanno completato il loro compito, tocca ai restrelladores, i restrellatori. Apparentemente sembra più facile il lavoro di quest'ultimi, ma non è così. Il fieno impiega fino a 3 giorni per seccare bene, perciò ogni giorno va sparso, rivoltato e raccolto in mucchi al tramonto. È importante che il fieno sia raccolto e conservato con cura, perché sarà un alimento essenziale per il bestiame durante i lunghi inverni di queste zone. Molti terreni in montagna non sono adatti per l'agricoltura. Sono troppo in quota, non crescerebbe nulla. Ecco che allora vengono coltivati a fieno. Durante l'estate si raccoglie per 3 volte. Nei prati a bassa quota si riesce a fare un primo sfalcio a inizio estate e un altro verso la fine. In quelli più alti, considerati più pregiati perché più ricchi di fiori e erbe officinali, si fa una sola raccolta in piena estate. Le zone di alta montagna e lontane dai paesi, come quella ritratta in questa fotografia, sono impossibili da raggiungere ogni giorno. Perciò i contadini si trasferiscono qui per alcuni mesi e vi rimangono a prendersi cura del bestiame e dei prati. Oggi queste zone sono luoghi di vacanza e di escursionismo. Le Dolomiti sono tra le montagne più famose del mondo. Nessuno si sognerebbe più di andare a tagliare il fieno, soprattutto a mano, in questi luoghi così impervi. Questo non significa che oggi la raccolta del fieno non sia più importante. Il fieno di montagna è ancora prezioso per avere prodotti di alta qualità. Oggi, quasi sempre, l'intera fienagione, dal taglio all'imballaggio, viene realizzata però con l'uso delle macchine. E se 100 anni fa era comune vedere un contadino con la falce in mano, oggi per noi sono un elemento tipico del paesaggio le balle di fieno che riposano nei prati.